Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. E non poteva esserci un abbinamento più equilibrato di questo, tra due squadre che puntano dritte al gran premio finale. In un torneo così competitivo, avere delle stelle in squadra ti permette di essere sempre tra le favorite. E oggi di favorite ne abbiamo due in campo, una di fronte all'altra. Un privilegio godersi questo spettacolo da spettatori neutrali. È un'emozione unica per i simpatizzanti. È come stare a bordo ring in un incontro tra pesi massimi, Fabio. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Sono tante le qualità che Vieira mette a disposizione della sua squadra, sarebbe difficile elencarle tutte. È un centrocampista difensivo, arcigno, ma ha una tecnica encomiabile e può impostare lui stesso l'azione offensiva. Anche grazie ai tanti palloni che recupera, non a caso i francesi lo hanno soprannominato la piovra. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Vieira. Calibra un bel pallone. È un grande riflesso qui. Si esprime in un buon intervento. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Ecco Romario, cercano l'azione veloce. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Ottimo dribbling. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Riceve in ottima posizione. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Il portiere la spedisce su. E c'è un altro fuorigioco. Park Ji-sung. Ora Pires. Chiede scusa ai compagni. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca l'uomo là davanti. Colpisce il pallone. Palla in vuoto. E arriva così il gol del vantaggio. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Sì.
hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Vieira, di forza, cerca di sfruttare gli spazi laterali, prova ad andare via con eleganza, può crossare in area, cross verso il centro, salta e colpisce di testa, gli lega la gioia del gol. Che parata, ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Palla a Vieira. Numero! Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Riceve il passaggio. Passaggio profondo per Pires. Ronaldinho. Palla riconquistata immediatamente. Si libera alla grande. Opportunità di ripartire. Blocco. Miracolo di Khan. Ha messo alla prova il portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Occasione. Tolgo dice di no. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Gioca una palla lunga. Patrick. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari c'è Figo, il pallone è dentro e questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Le squadre lottano per il possesso del pallone. Contrasto molto deciso. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. E qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Colpisce! Palla alta, anche se davvero di poco. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Azione fallosa, nessun dubbio. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. Costringe l'avversario al fallo. Un'ammonizione che non sorprende più di tanto. Contrasti duri, partita sentita, combattuta. Non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati.
gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Non riesce a mantenere possesso. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla. 2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. E l'arbitro fischia all'inizio della seconda frazione di gioco. Ronaldinho perde il duello fisico con l'avversario. Cafu. Arriva Figo. Attenzione, conclusione. Credo che i giudici di gara abbiano ravvisato un fuorigioco. I festeggiamenti dopo il gol sono stati brevi. L'arbitro ha visto subito la bandierina alzata del guardaline. Niente di fatto, il gol non è valido, possono ripartire da calcio di punizione. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Si stava un po' innervosendo dopo la prima ammonizione. Ha fatto bene l'allenatore a effettuare il cambio. Maradona. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Dunque, rimessa laterale. Vieira la mette in avanti, vuole sfruttare lo scatto. E trova il compagno, e ecco il tiro. Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Ecco un pallone in avanti. Figo. Beccato in offside da guardalinea. Sono stati colti in fuorigioco troppe volte. È evidente che devono aggiustare i tempi di gioco o cambiare strategia. Lancio lungo del portiere. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. La gioca in profondità. Scodella in avanti. Ronaldinho. Vediamo se può capitalizzare. Se ne va. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Park Ji-sung, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Lungo passaggio in avanti. Recuperano il possesso del pallone. Da lì può spiccicare il tiro. Finalizzazione decisamente infelice. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Vedo una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera, secondo te, Luca? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti, direi. L'estremo difensore la calcia lunga. Cafu. È libero di creare pericolo. Può crossare. Occhio al tiro. Conclusione sul fondo. La difesa sembrava imbambolata. Non sono riusciti a contrastarlo per niente.
palla in avanti verso il compagno. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di fare entrare Mista. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Prova a verticalizzare. Il portiere la calcia lontano. Difesa ancora decisiva. E ora un duello tra lui e il portiere. Del Piero. E potevano portarsi sul 3-0. Lui ci ha provato, era una grande occasione per loro. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco e Mister vuole cambiare qualcosa. Credo che questo cambio arrivi troppo tardi. Sai, per qualsiasi giocatore è davvero difficile ribaltare le sorti di una partita in così poco tempo. Riesce ad intercettare. Scholes. Vieira! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ancora pochi istanti e potrà... Può provare! Hanno ridotto lo svantaggio. Partita adesso assolutamente riaperta. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Sono stati bravissimi a rimettersi in corsa. Potrebbero anche andare a vincere. Prova la conclusione. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. C'è un giocatore in difficoltà. Potrebbe essere un crampo, Fabio, magari un leggero problema muscolare, speriamo niente di rotto comunque. Non sembra in formissima, però decide lo stesso di proseguire. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Difesa molto distratta in questa occasione, non possono permettersi di perdere la concentrazione così. L'avversario ha avuto la meglio. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Prova a giocarla in profondità. Pires! E passa! Pires e va a colpire di testa! Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Cerca di pescare il compagno col filtrante. La mette in avanti. Maldini, di forza. C'è la palla lunga, in avanti. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Tentativo in avanti, lungo. E l'arbitro dice che può bastare. La nuova campagna è appena iniziata e questa vittoria in Supercoppa non può che essere di buon auspicio. Il coronamento di una passata stagione ai vertici è una dichiarazione di intento per quella a venire. Sale in cattedra il trofeo. La Supercoppa che si sono meritati. Un primo trionfo che fa ben sperare per il futuro. Scopriremo presto se saranno in grado di confermare questo carattere vincente. Ma adesso non conta pensare a nuovi obiettivi. È ora di festeggiare, amici.